Le piante, istruzioni per l'uso. In Italia ci sono circa 6.500 specie di piante vascolari e 1.100 dibriofite, di cui 600 sono minacciate da fenomeni come i cambiamenti climatici, la perdita e la frammentazione di habitat, l'inquinamento, l'introduzione di specie aliene invasive. Le specie vegetali sono importanti per il pianeta perché aiutano a purificare le riserve di acqua, generano ossigeno e forniscono cibo e materie prime per innumerevoli attività. Come studiamo la biodiversità vegetale? Attraverso lo studio osservazionale in natura, lo studio osservazionale in laboratorio, lo studio sperimentale in natura, lo studio sperimentale in laboratorio. Quali sono gli organismi indagati? Le briofite, epatiche e muschi, le pteridofite, le angiosperme e le gimnosperme. Quali gli strumenti utilizzati? La raccolta in natura di esemplari, le aree di saggio per la misura oggettiva della frequenza o della copertura delle specie, i microscopi, le flore con le chiavi dicotomiche, l'erbario, i campioni di erbario, la camera di crescita e software per l'analisi dei dati. La conoscenza di base permette valutazioni per l'istituzione di aree protette, il monitoraggio di habitat di interesse comunitario, cioè l'inserimento nel Sistema Europeo di Tutela della Biodiversità Rete Natura 2000 di specie di habitat a rischio di scomparsa, la realizzazione di database floristici, la valutazione degli impatti dell'agricoltura sulla biodiversità, la riqualificazione di siti degradati, la comunicazione pubblica della ricerca e il confronto e il dialogo con la cittadinanza e il territorio.